La Renault non aveva mai avuto un amministratore delegato straniero. Il suo predecessore, Carlos Ghosn, francese di origine libanese, è finito in galera. E l'Italia non è un paese generoso con i nati negli anni 60, una generazione non pervenuta alla politica, che è passata da Prodi e Berlusconi a Renzi, Salvini, Meloni. Luca De Meo, 55 anni, pugliese di Milano, è un'eccezione. Primo straniero a guidare la Renault, un gruppo da oltre 110.000 dipendenti in 38 paesi. Azionista di controllo, lo Stato francese, che gli ha appena dato la Legion d'Onore. E uno tra i pochi cinquantenni italiani ad aver conquistato una leadership. Profeta anche in patria, sia pure per poco, ha fatto strada nel gruppo Fiat grazie alla stima di Marchionne, con cui poi però il rapporto si è interrotto. Ironia della sorte, ora Fiat è confluita in Stellantis, gruppo a guida francese. Laurea alla Bocconi, da piccolo si divertiva a disegnare macchinine, un sogno realizzato. Però al Corriere della Sera ha detto che l'auto elettrica per il momento è un sogno da ricchi. E se i borghesi bohemien parigini girano volentieri in monopattino, agli europei di provincia servono ancora le vecchie care automobili. Così come ai nostri paesi serve ancora la cara vecchia industria. Intanto, dal 1 gennaio, lui è presidente dell'Associazione Europea dei Costruttori di Automobili.